Eccoci, buonasera. Direttamente la fila a bordo. 170 grammi di zucchero e abbiamo messo sul fuoco, ora ci vuole un po' perché si tratta di un caramello secco, quindi un caramello senza acqua. E qui la teglia va a 170 gradi. Okay. Proviamo a alzare piano piano un po'. No, questo va, si fa sulla piastra. Questo sul gas, sull'elettrico va bene, va nel forno, sulla vetroceramica, non va sull'induzione. Per l'induzione ci vuole il disco convertitore, però l'adattatore però perde un po' di potenza. C'è anche la linea industriale. Sì, volendo si possono richiedere i pezzi per l'induzione, che non sono solo un solo colore. La locanda qui per la prima volta hanno servito questa torta, era apparteneva alle sorelle Tatin. In pratica una volta avevano tanti avventori, distrazione eccetera, invece di fare la torta di mele classica dove si mette la mela, la sfoglia e poi le mele, hanno messo direttamente le mele, come faremo oggi nella padella, nel tegame. E invece, essendo comunque loro professioniste, pasticcere di professione, hanno avuto l'idea di mettere la sfoglia sopra e poi di girarla. Infatti si chiama torta rovesciata. Ah, ecco, mentre sotto cominciamo con la tartelina. Ma c'è il controllo o pasta sfoglia? Pasta brisée è l'originale. Allora potete tranquillamente fare come abbiamo fatto noi oggi. Comprare direttamente al supermercato la pasta brisée nel negozio, non al supermercato. Nel negozio tradizionale si compra, nel negozio tradizionale, non nei supermercati. Comprate la pasta brisée, oppure meglio ancora con una bella impastatrice, e se la fa ancora meglio in casa, con 250 grammi di farina, 125 di burro, 40-50 grammi di acqua fredda, siete a posto. Allora qua vedete che comincia. Poi ci mettiamo, la teniamo da farla. Sì, adesso volevo prendere un po' di cannella. L'avete assaggiato? Buono, questo è la differenza. Allora, questo è un pane bianco semplicissimo.
solo farina, lievito, e ho messo i semi di soia. Assaggiate, questo invece è integrale. Adesso zero, dovrebbe essere più, sì, è più buono. C'è un po' di farina di castagna, sì, no, perché ho sentito un po' di dolciastro. 52. Sì. No, ma guarda, grazie, non c'è niente. Ciao, no, grazie Ciro. Questo qua mio marito dice che è più buono un giorno dopo. E tra l'altro tutti questi pani fatti in casa ti durano almeno 4-5 giorni tranquillamente. E non ci sono portate dentro di tutte queste robe che si sentono adesso in giro, così. Almeno sapete che quando avete un mulino di fiducia da cui acquistare la farina, dopo vi fate quello è anche importante. No, lì è solo zucchero, è un caramello secco. Infatti devo dire la robustezza di questi prodotti. Guarda, per il caramello ci vogliono 170 gradi, quindi si fa 170. E quindi siamo su una temperatura molto alta per ottenere questo. Sul gas, sull'elettrodinamica, poi anche nel forno. Le baguette devo vedere. Le baguette no, ma buone. Mica non lo so, non è che mi bruciano. Quella in ceramica, sì, ceramica. Non fate come ho fatto io la prima volta. Io ci ho filato dentro un cucchiaio d'acciaio. No, riesci a toglierlo? Una roba, bisogna resistere e non fare il lavoro che abbiamo fatto adesso, di muoverlo in questo modo. Adesso vi faccio vedere. Allora, il pane praticamente fate. Ok, diciamo che adesso a questo punto il caramello...